È in casa che Granata ritrovano il secondo posto, superano il Matelica dopo 90 minuti di sofferenza pura contro un buon Avezzano che lotta fino all'ultimo minuto. Il Fano ritrova capitano Lunardini a dirigere la manovra, ma deve rinunciare a Borrelli per squalifica e all'acciaccato Gucci che parte dalla panchina. L'Avezzano, che viene dalla vittoria del recupero con Giulianova, arriva al Mancini con una ventina di supporters a seguito per cercare punti salvezza. Parte bene la squadra abruzzese. Al primo minuto Bisegna va giù in area, tutto regolare per l'arbitro. Protesta la panchina di mister Lucarelli. Al sesto buona azione del Fano, lungo lancio di Nodari da centrocampo per Sivilla. Tiro centrale, Davino para a terra. Senza idee, Granata in questa prima fase di gara si sente la mancanza di Gucci e di Borrelli. Rischia il Fano al 21esimo con un pericolosissimo retropassaggio su cui Di Curzio è in agguato, ma Marco Antonini esce e libera con i piedi. Al 26esimo Fano vicino al gol col destro di Gregorini, palla appena al lato. Al 27esimo fallo di mano e ammonizione per Marianeschi, che salterà dunque la prossima a campo basso per squalifica. Un lampo nel finale, diagonale di Sivilla che fa sospirare il Mancini. Al 44esimo palla sull'esterno della rete. Il Fano prova a fare la partita in avvio di ripresa. Tanto nervosismo, poche emozioni, fallacci e proteste spezzettano la gara. Si vede il Fano al 14esimo con Bartolini, che dopo una rocambolesca azione nell'area biancoverde piazza una fucilata di sinistro che finisce fuori. Al 15esimo Censori salva su colpo di testa di Lunardini dopo la smanacciata di Davino. La partita si sblocca al 17esimo. Gol del Fano firmato da Ambrosini, che spiazza l'uno ospite. L'Avezzano butta dentro Puglia per Pollino. Il Fano riprende vigore e tiene stretta nella sua metà campo l'11 di Lucarelli. Torta disinnesca di Curzio e lanciato verso la porta Granata al 20esimo. Mister Alessandrini rafforza l'attacco del Fano mettendo dentro Gucci per Ambrosini, autore del vantaggio. Ma è l'Avezzano a rendersi pericoloso. Puglia al 28esimo si gira e tira dalla distanza, palla al lato. L'Avezzano non intende arrendersi e il Fano perde terreno. Al 42esimo prodigioso Nodari nell'anticipare di testa di Curzio, pronto a raccogliere sotto porta il cross di Iommetti. Un minuto dopo parata plastica di Marco Antonini sull'ennesimo tiro dei biancoverdi, in pressing costante. Al 91esimo Sivilla giù in area, ricrimina il rigore ma l'arbitro lascia correre. Al 47esimo passaggio dorato per Gucci, che cavalca il centrocampo, supera un avversario ma il tiro viene deviato in corner. Il triplice fischio mette fine ad una gara difficile e regala al Fano il secondo posto.